Cari amici di Come Don Chisciotte, benvenuti, ben ritrovati in CDC Incontra. Puntata di analisi geopolitica ad ampio raggio con Demostenes Floros, ricercatore presso il CER e docente presso il Master in Relazioni Internazionali d'Impresa Italia-Russia all'Università di Bologna. Master attualmente sospeso. Benvenuto Demostenes, grazie mille per aver accettato l'invito. Grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio. Caro Demostenes, ti è stato cancellato, come ho appena accennato, un corso universitario, appunto all'Università di Bologna, che parlava dei rapporti commerciali con la Russia. Qual è stata la giustificazione che ti hanno dato in tal senso? Beh, ad essere sinceri, una reale giustificazione non è stata data, o meglio, ci si giustifica dicendo che ovviamente non ci sono studenti interessati in tal senso ad investire in questo master. Io purtroppo temo che le ragioni possano essere anche altre, se vogliamo definirle di opportunità politica, e questo a mio avviso è molto grave e molto triste per quanto riguarda il nostro paese. Io spero che questa situazione possa essere superata il più possibile, il prima possibile, in modo da poter dare nuovamente agli studenti dell'Università di Bologna la possibilità di cimentarsi con un master che per l'appunto mette al centro quelli che sono i rapporti commerciali tra il nostro paese, l'Italia, e la Federazione Russa. Ovviamente questo vuol dire che il conflitto militare in Ucraina dovrà cessare il prima possibile, ed è quello che auspichiamo tutti quanti noi. Non sappiamo quando questo potrà avvenire, sinceramente non sono molto ottimista da questo punto di vista, ma dobbiamo essere pronti perché la vita e la storia andrà avanti e quindi dovremmo necessariamente riprendere i rapporti politici, diplomatici e quindi anche economici e commerciali con la Federazione Russa, e inevitabilmente anche le università dovranno adeguarsi. Demostenes, è quello che ci auguriamo tutti quanti noi, che insomma al più presto possa terminare questa guerra che abbiamo quasi alle porte dell'Europa. E poi una cosa ancora più importante è che le nostre democrazie siano effettivamente tali da non dover limitare quello che sia poi la cultura, gli approfondimenti personali. Abbiamo visto anche insomma che a livello artistico nel nostro paese ci sono state delle limitazioni verso artisti appunto che magari provenivano dall'area russa, e questo non dovrebbe accadere a nostro avviso. Dimmi, devo stare. No, se posso aggiungere, io ho trovato veramente sconcertante il fatto che atleti russi paraolimpici siano stati rispediti a casa. Ho l'immagine di atleti russi appunto che abbandonano l'albergo per le paraolimpiadi, e questo a mio avviso è stata una scelta sconcertante che caratterizza il contesto attuale. E quindi, insomma, anche definirci democrazie, da questo punto di vista, forse sarebbe necessaria una certa autocritica. Se questo è l'esempio che vogliamo dare, a mio avviso non ci siamo proprio. Esatto, sono gesti che poi lasciano anche l'amaro in bocca. Demostenes, io vorrei giusto fare un salto nel continente che si affaccia di fronte alla nostra bellissima penisola, ed è quello africano. Dalle ultime notizie sembra quasi certo un accordo tra la UE, con in testa l'Italia appunto, e la Tunisia per la nascita di una partnership energetica. Nei giorni scorsi è stata firmata la dichiarazione di Cartagine, che prevede addirittura un investimento da 300 milioni di euro da parte della UE per la costruzione dell'interconnettore elettrico Elmed, che unirà sotto il Mediterraneo appunto l'Italia e la Tunisia. A questo punto io chiederei alla regia, a Giulio, di mandare il contenuto video numero 1.
L'Unione Europea è pronta a offrire alla Tunisia un pacchetto che include fino a 900 milioni di euro di assistenza finanziaria, ha detto domenica Ursula von der Leyen. Il capo della Commissione Europea ha affermato in conferenza stampa a Tunisi che gli aiuti fanno parte di un programma di 5 punti che include il sostegno nella lotta contro l'immigrazione clandestina proposto al presidente tunisino Kais Saied. Secondo Bruxelles si sono incentrati sul progresso di un accordo basato su economia, energia e migrazione. I colloqui hanno lo scopo di spianare la strada a un salvataggio internazionale e ripristinare la stabilità di un paese che è diventato una delle principali fonti di migrazione verso l'Europa. La premier italiana Meloni era alla sua seconda visita in Tunisia in una settimana dopo aver incontrato Saied martedì. La Tunisia si trova a circa 150 km dall'isola italiana di Lampedusa ed è stata a lungo una rotta per i migranti, per lo più provenienti dai paesi dell'Africa subsahariana. Demosthenes, come valuti questa mossa della UE? Allora, questa mossa della UE va letta in un contesto, a mio avviso, più ampio, che ha un obiettivo ben preciso, e l'obiettivo è il seguente: quello di sostituire le forniture di energia che prima muovevano dall'est all'ovest, cioè dalla Federazione Russa in particolar modo all'Unione Europea, anche attraverso l'Ucraina, ma non soltanto attraverso l'Ucraina, con la nuova direzione sud-nord, quindi Africa-Unione Europea. E in questa logica di sostituzione, appunto, est-ovest con sud-nord, rientra anche, e da ultimo, la Tunisia. A dire la verità, noi da diversi mesi, sarebbe più corretto dire da diversi anni, stiamo assistendo al tentativo di sostituire il fornitore russo, non soltanto per quanto attiene il gas naturale, con i fornitori del Nord Africa, direttamente o indirettamente, cioè intendo dire con fornitori che producono ed esportano energia, pensiamo ad esempio all'Algeria o pensiamo ad esempio alla Libia e in parte anche all'Egitto. Da questo punto di vista, quindi, il governo attuale italiano, coadiuvato dalla stessa Unione Europea, si sono mossi anche nella direzione della Tunisia, che, come indicava appunto il servizio, è un paese fondamentale per quanto attiene anche il crocevia dei migranti. Ora, bisogna però precisare che questa sostituzione non sarà affatto facile per quanto attiene soprattutto l'Unione Europea. La situazione dell'Italia è leggermente diversa, nel senso che il nostro paese, da un punto di vista strettamente energetico, presenta appunto una diversificazione dei fornitori che la mettono in una posizione di vantaggio rispetto ad altri paesi europei e ad altre manifatture europee, in particolar modo la manifattura per eccellenza dell'Unione Europea, cioè della Germania. Anche se, per la verità, è interesse della Germania che la stessa Italia diventi un hub energetico, se lo pensiamo in una prospettiva futura, ad esempio per quanto attiene l'idrogeno, in modo che gas naturale, ma anche idrogeno, in un futuro assolutamente non vicino, possa prendere in primo luogo la via dell'Italia e in secondo luogo quella dell'Unione Europea e quindi della stessa Germania. Tutto ciò è molto facile, o è relativamente facile da dire, è molto più complicato da fare, perché sostituire un fornitore come la Federazione Russa per quanto attiene sia il petrolio ma anche il gas naturale non sarà affatto facile, e non sarà facile perché questo necessita ovviamente di grandi investimenti che la Federazione Russa e la Gazprom, così come la Rosneft, avevano fatto nel corso degli ultimi anni e che invece da questo punto di vista vedono diversi paesi africani in appunto una situazione di maggiore difficoltà, sia per quanto attiene gli investimenti e la capacità di investimenti, ma anche per quanto attiene le riserve in senso stretto. E qui faccio un piccolo passo indietro, non parlo direttamente della Tunisia, ma di altri paesi sui quali noi, il governo precedente Draghi, ha puntato come fornitori di petrolio, ma soprattutto di gas naturale, e che in verità ad oggi
non ci possono fornire gas naturale liquefatto in particolar modo, come qualche mezzo di informazione ha voluto raccontarci nei mesi trascorsi. Discorso a parte riguarda invece l'Algeria, che possiede grosse riserve di gas naturale e che è diventato il principale fornitore dell'Italia, superando la Federazione Russa. E speriamo che questo possa continuare nel prossimo futuro, anche se sarà tutt'altro che facile, anche perché da un punto di vista geopolitico l'Algeria è un paese che negli ultimi mesi ha dato dei segnali molto chiari, nel senso che si sta avvicinando da un punto di vista geopolitico a quelli che sono i BRICS. Ha formalmente chiesto l'adesione ai BRICS e il rapporto geopolitico e anche militare con la stessa Federazione Russa è sempre più forte. Altri fornitori africani come l'Egitto, come l'Angola, come il Congo, come lo stesso Mozambico non possono certamente confrontarsi o essere confrontati con la potenzialità della stessa Algeria. Quindi nel complesso il contesto è quello per l'appunto della sostituzione est-ovest con sud-nord. Non sarà facile perché i fornitori africani non possono ad oggi essere confrontati con la Federazione Russa e a mio avviso questo non sarà un percorso breve e questo pone un altro problema in termini di transizione energetica, perché l'Unione Europea si è data l'obiettivo della transizione energetica da qui al 2050 con degli obiettivi intermedi ben precisi e se mi permetti questo è un elemento di contraddizione, perché da una parte noi abbiamo la necessità, perlomeno l'Unione Europea si pone la necessità di una transizione energetica in tempi relativamente molto stretti, ma dall'altra abbiamo nel contempo la necessità di investire in paesi africani per poter importare energia fossile e non solo ovviamente energia fossile, perché stiamo parlando anche della possibilità di investire ad esempio nelle rinnovabili, ma anche qui il tema è tutt'altro che facile perché le rinnovabili pongono altri problemi concernenti materiali di base che celano appunto altre problematiche di natura geopolitica. Quindi, Demostene, viste le tue ultime considerazioni, l'Italia potrebbe quindi ambire a divenire l'hub energetico europeo e magari ad una sua indipendenza totale a livello energetico. Allora, per quanto riguarda indipendenza totale, io purtroppo direi di no, nella misura in cui il nostro paese, dati alla mano, è dipendente dall'energia importata per quasi l'80% dei propri consumi. Se noi infatti vediamo, analizziamo i dati nell'ultimo decennio, essi ci dicono che l'Italia ha una dipendenza dall'estero compresa tra il 75 e l'80%. Purtroppo questa è una dipendenza molto alta. L'Unione Europea ha una media del 60%, ad esempio. Esiste soltanto un'altra grande economia a livello mondiale che ha una dipendenza superiore a quella dell'Italia, che è quella del Giappone, attorno al 90%. Noi potremmo tutt'al più pensare di ridurre questa dipendenza dall'estero, che però rimarrà particolarmente alta e di questo noi ne dobbiamo tenere conto per quanto attiene il tema della sicurezza energetica e della sicurezza nel suo complesso. Il nostro paese si può porre e si deve porre come hub energetico perché si trova al centro del Mediterraneo e deve cercare di sfruttare questa posizione come ahimè non ha fatto nel corso degli ultimi anni. Ma questo non sarà minimamente facile. Da questo punto di vista io voglio essere molto schietto, molto franco, perché leggo delle ricostruzioni nei nostri mezzi di informazione che a mio avviso non corrispondono alla realtà e ai rapporti di forza e ai dati sull'energia dai quali noi dobbiamo partire. Essere un hub energetico presuppone, ad esempio, produrre un determinato quantitativo di
di energia e noi non ne produciamo, ne importiamo tanta. Potremmo tutt'al più essere punto di transito di energia prodotta nel Nord Africa, ma tutti quanti noi sappiamo quelli che sono ad oggi i limiti dei paesi africani, non da ultimo quello della stessa Tunisia, che presenta una crisi economica non indifferente e il cui presidente mi pare che abbia posto anche una serie di punti interrogativi rispetto a certe misure economiche che gli venivano imposte da alcuni organismi internazionali. E questo è un altro aspetto di cui noi dobbiamo tenere conto. Quindi ben venga questa occasione, ma non sarà minimamente facile. Quindi, Demostenes, cosa ci aspetta nel prossimo inverno in termini di scorte energetiche e quindi poi magari come ricaduta sul tessuto economico e industriale del nostro paese? Abbiamo le scorte sufficienti? Ecco, questo è un punto molto importante, però per rispondere a questa domanda dobbiamo cercare di fare un piccolo passo indietro e capire quello che è successo nell'ultima stagione fredda, Leonardo, perché per essere altrettanto schietti e sinceri, noi dobbiamo partire da questa considerazione, e cioè che siamo riusciti a superare l'ultima stagione fredda, quindi autunno ed inverno, solo ed esclusivamente perché abbiamo avuto una stagione fredda particolarmente, straordinariamente mite, una delle più miti degli ultimi decenni. Quindi questo è il primo punto dal quale partire e non sta scritto da nessuna parte che il prossimo autunno e inverno presenterà una situazione climatica come l'ultima che abbiamo avuto, che ci ha permesso di non avere, ad esempio, delle interruzioni nella fornitura di gas naturale. Un secondo fattore altrettanto importante e straordinario anch'esso, è stato dato dal calo della domanda in Asia, in particolar modo per quanto riguarda la domanda di gas naturale consumato dalla Cina. Infatti, per la prima volta dopo 20 anni, la domanda di gas naturale in Cina è calata attorno al 2%, e questo ha permesso di liberare gas naturale liquefatto che normalmente prendeva la via dell'Asia e quindi della Cina, e che invece nel 2022 ha preso la via dell'Europa, anche perché noi europei abbiamo alzato i nostri prezzi e quindi abbiamo acquistato il gas naturale dei prezzi più alti rispetto al mercato asiatico. In terzo luogo, noi siamo riusciti, proprio per questa seconda ragione, a far sì che una serie di forniture di gas naturale liquefatto che dovevano giungere in India, in Bangladesh, in Pakistan, quindi nelle grandi economie, in paesi molto popolosi dell'Asia, e che invece a un certo momento, proprio perché noi abbiamo offerto un prezzo più alto, ha visto le navi metanifere non rispettare i contratti firmati con l'Asia e prendere la rotta dell'Europa. Ovviamente questo ha avuto delle ripercussioni molto gravi nei paesi che ho citato in precedenza e quindi noi siamo riusciti a sfruttare questo gas naturale liquefatto che non doveva arrivare a casa nostra, ma doveva arrivare da loro e abbiamo evitato di avere interruzioni nelle forniture di gas naturale. Bisogna però tener conto che da un punto di vista geopolitico, questo terzo aspetto che ho voluto mettere in evidenza ha delle ripercussioni, ha delle ricadute. Basti vedere quelle che sono le posizioni del Pakistan e dell'India nel conflitto ucraino per capire che sono paesi che hanno criticato aspramente questo atteggiamento dell'Unione Europea e che casomai in questo momento stanno facendo incetta di greggio russo, tanto per chiarire da che parte stanno nell'ambito del conflitto in Ucraina. Detto ciò, un fortissimo calo della domanda di gas naturale ha permesso all'Unione Europea e quindi anche al nostro Paese di non avere interruzioni. Questo è stato possibile, come giustamente dicevi, anche grazie alle alte scorte di gas naturale che avevamo in precedenza accantonato. Ma attenzione, perché le scorte di gas naturale, anche se piene al 100%, non ti permettono di superare l'intera stagione fredda, coprono all'incirca, sia per quanto attiene l'Italia, sia per quanto attiene
la Germania circa i 2/5 dei nostri consumi di media che abbiamo nel corso della stagione fredda. Quindi il punto interrogativo che tu ponevi, la domanda che tu ponevi, si riproporrà nella prossima stagione fredda. Se noi avremo una stagione fredda particolarmente dura, quindi diversa da quella precedente, ecco che allora noi potremmo anche nella stagione 2023-2024, quella che l'amministratore delegato dell'ENI De Scazia ha definito come la più complicata, noi potremmo avere problemi che invece non abbiamo avuto nel corso di quella appena conclusasi. Un ulteriore problema potrebbe venire anche dalla ripresa della domanda cinese e asiatica, cioè se la domanda cinese e asiatica avesse una ripresa sostenuta, è chiaro che i carichi del gas naturale liquefatto che nel 2022 sono arrivati a casa nostra in Europa prenderebbero la via dell'Asia, o perlomeno si verrebbe a creare una competizione di prezzo tra il mercato regionale del gas europeo e quello asiatico, con tutte le conseguenze che questo vuol dire in termini di bollette e sul nostro sistema manifatturiero. Da ultimo, e qui concludo, vorrei evidenziare che nonostante appunto l'ultimo inverno sia stato meno drammatico rispetto a quello che avevamo visto, avevamo ipotizzato a ottobre scorso, nei primi 4 mesi del 2023 la produzione industriale del nostro paese ha segnato un meno. Addirittura ad aprile 2023 il meno è stato del meno 0,79% anno su anno. La mia preoccupazione è che l'incremento dei prezzi dell'energia, in particolar modo del gas naturale, si sta cominciando a scaricare sul nostro sistema manifatturiero nel 2023, nonostante, come dicevo prima, noi non abbiamo affrontato la situazione peggiore. Questo meno 7,9% è un dato molto negativo per quanto attiene il sistema manifatturiero italiano, e io temo potremmo avere dei segni negativi anche nei prossimi mesi. Quindi ha ragione il ministro dell'Energia del Qatar quando proprio qualche giorno fa ha apertamente affermato nel forum di Doha, forum dell'energia di Doha, che il peggio potrebbe ancora dover arrivare. E questo, a mio avviso, è un suggerimento che noi dovremmo tenere in grande considerazione. Demostene, speriamo che non sia così, insomma, cerchiamo di essere positivi anche se dobbiamo guardare in faccia alla realtà. Se tu permetti, io abbandonerei un attimo il discorso energetico e andrei un po' su quello geopolitico, perché alle porte di casa abbiamo un nuovo focolaio. Ed io chiederei alla regia, Giulio, di mandare un attimo, un secondo, il contenuto numero 2. Eccolo qui. Questa è una notizia di circa mezz'ora fa, 20 minuti fa, e dice che la Serbia arresta tre poliziotti del Kosovo che appunto protesta perché sono stati rapiti sul nostro territorio, dice, no? Cosa è successo in Kosovo? Demo sense. Bah, intanto bisogna essere molto cauti rispetto alle dichiarazioni che ci arrivano da Pristina, per un motivo molto preciso, e cioè perché nel corso delle ultime settimane noi abbiamo visto un inasprirsi delle tensioni in Kosovo, e a mio avviso queste tensioni in Kosovo non sono state alzate dalla parte serba, ma da quella appunto albanese, da quella nazionalista di etnia albanese. E io credo che questo sia stato fatto volutamente, e per capirlo bisogna tener conto del contesto internazionale, quindi partire da quello che è il contesto definito dal conflitto in Ucraina. Il mio timore, anzi la mia preoccupazione, è quello che si vogliano aprire altri focolai, non soltanto, come dicevi correttamente nella tua domanda, a poca distanza da casa nostra, nel cuore dell'Europa, quindi in Kosovo, che sappiamo essere una bomba ad orologeria,
ma anche nella in qualche repubblica del centro Asia, per cui fondamentalmente riaprire dei focolai che direttamente e o indirettamente metterebbero in grande difficoltà o in ulteriore difficoltà la Federazione Russa. Io credo che il presidente serbo Vučić nel corso delle ultime settimane, ma anche nei mesi precedenti, abbia mantenuto una posizione di grande fermezza e di grande equilibrio. Anzi, forse in alcuni casi poteva, come dire, esprimersi anche in maniera molto più chiara, ma secondo me è ben consapevole dei ricatti che quotidianamente subisce e subisce ovviamente dalla NATO, in particolar modo dagli Stati Uniti d'America, e sa perfettamente che non è nel suo interesse aprire un conflitto. Aprire un conflitto in Kosovo in questo momento è nell'interesse di qualcun altro, ed è evidente ai più. E io spero che Vučić riesca a mantenere questa posizione di equilibrio anche nei prossimi mesi. Non sarà affatto facile, perché la situazione in Ucraina per i provocatori in Kosovo, da un punto di vista strettamente militare, sta volgendo per il peggio, e questo, ahimè, mi fa pensare che invece in altre realtà, come quelle vicine a casa nostra, ma anche come quelle in Centrasia, ci sia appunto la volontà di fare scoppiare, nuovi conflitti, nuove tensioni e nuovi focolai. È piuttosto grave che il nostro governo e il Parlamento in generale non si esprima in maniera chiara da questo punto di vista. E dire che per quanto attiene il Kosovo, l'ONU a suo tempo si espresse, faccio riferimento evidentemente al 1999, in maniera chiara rispetto alla Serbia, rispetto al Kosovo e Metohije, perché bisognerebbe chiamarlo Kosovo e Metohije per essere corretti, e quindi faccio riferimento appunto alla risoluzione dell'ONU del tempo, che non viene minimamente rispettata, e questo dà il senso anche del doppio standard con cui alcuni paesi occidentali affrontano il tema del diritto internazionale. Quindi, secondo te, qual è il collegamento in questa situazione dei Balcani con l'Ucraina? Ci potrebbe essere un collegamento energetico, perché se non erro vi è comunque un gasdotto che passa da quelle parti, o semplicemente potrebbe essere una questione militare, visto e considerato che c'è la più grande base NATO all'interno, del Kosovo? Purtroppo tutte e due, nel senso che il piano energetico è un piano sempre più presente all'interno dei conflitti. In Ucraina è uno dei piani principali, ma ovviamente il piano energetico, sia per quanto attiene il tema del Kosovo, ma anche soprattutto per quanto attiene il tema dell'Ucraina, è uno dei piani, ma io tendo sempre a contestualizzarlo all'interno di un piano militare più ampio. Se scoppiasse il conflitto in Kosovo in maniera appunto aperta, come tu giustamente hai detto, la presenza della NATO con la più grande base europea parla da sé, ma io credo che i serbi chiederanno un aiuto diretto o indiretto alla Federazione Russa, e la Federazione Russa a quel punto lì si troverà costretta a fare una scelta, poi in una direzione, poi in un'altra, che non sarà affatto semplice. Demostene, siamo quasi in dirittura d'arrivo, come conclusione della puntata, e per concluderla io ti vorrei chiedere, insomma, rispetto a questa situazione che stiamo vivendo già da più di un anno, conflitto russo-ucraina, come è la tua previsione? Cosa prevedi? Riusciremo a terminare questa guerra ipoteticamente entro la fine dell'anno solare, oppure dovremmo continuare a vedere e a sentire e soprattutto subire poi tutte le conseguenze che questa guerra porta? Guarda, permettimi una piccola precisazione, Leonardo.
Io credo che questa sia una guerra NATO-Russia e non una guerra Ucraina-Russia. È una guerra NATO-Russia, è una guerra in particolar modo il versante anglosassone, gli Stati Uniti d'America, della NATO contro la Federazione Russa. Le parole di Rasmussen, che è stato appunto il rappresentante della NATO prima di Stoltenberg, pronunciate qualche ora fa sono state chiarissime, perché appunto ha parlato apertamente della necessità prima di bloccare la Federazione Russa per poi muovere da parte della NATO e degli Stati Uniti d'America in particolar modo per colpire la Cina. Ora mi fai una domanda molto difficile, cioè se questo conflitto terminerà nel corso dell'anno solare. Ma data la situazione attuale e il numero di vittime che ogni giorno, soprattutto dalla parte ucraina, nelle ultimissime settimane, nell'ultima settimana, si contano, è chiaro che io spero che questo conflitto possa terminare il prima possibile. Però, purtroppo quella che è la mia speranza, come dire, rimane mia e ha poco senso da un punto di vista politico. Da un punto di vista politico, a mio avviso, contano molto di più, le parole di, ad esempio, Mario Draghi, il quale non più di 2 giorni fa ha chiarito, come in Ucraina il conflitto deve andare avanti fino alla sconfitta della Federazione Russa. Quindi, detto in parole più chiare, fino all'ultimo ucraino. E Draghi però ha detto qualcosa di molto interessante, e cioè ha detto perché se ci trovassimo dinanzi ad una sconfitta militare sul campo, beh, allora l'Unione Europea subirà delle conseguenze gravissime fino anche alla sua possibile implosione. E a mio avviso questo è un aspetto molto interessante sul quale riflettere, perché secondo me invece in questa considerazione ci potrebbero essere molte verità, nel senso che se il conflitto sul campo vedrà effettivamente una vittoria schiacciante da parte della Federazione Russa, noi non ci dobbiamo mai dimenticare che appunto i rapporti di forza che usciranno dal conflitto militare sul campo sono poi rapporti di forza che vedremo manifestarsi da un punto di vista politico, economico e diplomatico. E quindi Draghi sa perfettamente quello che sta dicendo quando fa un'affermazione del genere. Ora, io credo che noi difficilmente vedremo una fine del conflitto entro la fine dell'anno. Azzardo questa ipotesi nell'auspicio ovviamente di sbagliarmi, perché le vite umane vengono ovviamente prima di tutto. Ma sai, Leonardo, noi qui abbiamo dinanzi un tema politico che a mio avviso è molto chiaro, e cioè il conflitto in Ucraina rappresenta il conflitto tra unipolarismo e multipolarismo. Ecco perché io non vedo una risoluzione vicina. Quindi siamo di fronte alla prosecuzione del dominio globale degli Stati Uniti d'America da un punto di vista militare più che economico, finanziario, a 30 anni dal crollo del muro di Berlino, del patto di Varsavia e dell'Unione Sovietica. Continuerà quindi l'unipolarismo militare statunitense oppure no? E quindi si aprirà una fase multipolare. E poi bisogna entrare nel merito di che cosa voglia dire multipolarismo, che non è un concetto neutrale. Questo è l'oggetto del contendere del conflitto in Ucraina, ancor più del Donbass, delle vie di transito dei gasdotti e via dicendo. E proprio perché questo tema è ovviamente esiziale, sia per quanto attiene la Federazione Russa, sia per quanto attiene gli Stati Uniti d'America, temo purtroppo che non siamo vicini alla fine di un conflitto. Detto ciò, le ultime parole pronunciate da Vladimir Putin, il quale appunto ha detto, fortunatamente, per come vedo io le cose, che negli Stati Uniti d'America esistono comunque persone ragionevoli che capiscono il rischio di una escalation, il rischio di un conflitto nucleare e vogliono fare di tutto per evitarlo. Ebbene, queste ultime parole pronunciate qualche ora fa,
insomma, mi fanno esprimere un cauto, cautissimo ottimismo. Demostenzi, io ti voglio fare giusto l'ultimissima domanda perché mi hai suscitato, insomma, un po' di curiosità. Poi è bello sentirti esporre dei concetti, no? E ti volevo Prego. chiedere, come fa l'industria dei carburanti fossili ad accettare questa svolta del green? Quali sono i grandi interessi questo dietro questo reset energetico industriale dal tuo punto di vista? Ma guarda, questo è un punto fondamentale che non viene mai affrontato. E a mio avviso non viene mai affrontato per un motivo molto semplice, Leonardo, e cioè perché dietro il tema della transizione energetica, che per carità, io non dico che non sia necessaria, che non dobbiamo andare nella direzione appunto di un mondo che non è più a trazione fossile, ma a trazione fonti rinnovabili. Non vorrei essere frainteso da questo punto di vista. Però vorrei altrettanto evidenziare come dietro il tema della transizione energetica ci sia un conflitto geopolitico, ci sia nel contempo un conflitto geopolitico. E tutti i temi che abbiamo trattato nel corso di questa intervista si tengono insieme tra loro e si intrecciano. Che cosa vuol dire però che esiste un conflitto geopolitico dietro alla transizione energetica? Beh, guarda, faccio questo parallelo. Dalla corsa al riarmo di reaganiana memoria alla corsa alla transizione energetica. Cioè, dalla corsa al riarmo che abbiamo vissuto negli anni Ottanta, la precedente guerra fredda, quella che ha visto gli Stati Uniti vincere sull'Unione Sovietica proprio nella capacità di imporre una corsa ai costi del riarmo che ha dissanguato l'Unione Sovietica, ebbene noi oggi potremmo trovarci in una corsa analoga, ma anche diversa, nel senso che la transizione energetica presuppone anch'essa una serie di costi. Ebbene, se noi prendessimo ad esempio il paniere energetico dell'Unione Europea, ma soprattutto degli Stati Uniti d'America e quello della Cina, che è caratterizzato da una forta presenza del carbone, beh, è abbastanza intuitivo capire che la modifica del paniere energetico della Cina rispetto a quello di Unione Europea e degli Stati Uniti d'America presuppone, avendo l'obiettivo del green, delle rinnovabili, dei costi che sono molto, molto superiori rispetto a quelli che devono sostenere l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. Quindi, se questi ultimi riuscissero ad imporre una serie di vincoli, di leggi a livello internazionale, che appunto imponessero ai cinesi un'accelerazione della loro transizione energetica, quindi dei loro costi, ecco che gli Stati Uniti potrebbero portare a loro favore l'esito del conflitto, l'esito della competizione con la Cina. Ecco quindi come si legano insieme temi come la transizione energetica, temi come il conflitto militare in Ucraina e il tema per eccellenza dell'unipolarismo verso il multipolarismo. È questo quindi il tema che si cela dietro alla transizione energetica, una nuova guerra fredda. Demostenes, noi ti ringraziamo per la tua spiegazione, per il tuo modo di esporre le cose. Speriamo di poterti riavere in futuro per allietare i nostri spettatori di Come Don Chisciotte, di CDC Incontra. E ti saluto, ti ringrazio di tutto e alla prossima. Grazie mille e buona serata. Sono io che ti ringrazio, Leonardo, e ringrazio i tuoi spettatori e certamente ci vedremo più avanti quando lo desidererete. Un abbraccio, a presto. Ciao!